I pronomi aggettivi interrogativi sono quis, quid, qui, que, quod, uter, utra, utrum. Quis, quid si declina come l'indefinito corrispondente. Esso è senza dubbio il pronome interrogativo più usato e presenta una forma comune per il maschile e il femminile e una per il neutro. Vediamo la declinazione. Nominativo singolare quis, chi, quid, neutro, che cosa, cuius genitivo di chi, cuius rei, di che cosa, dativo cui, a chi, dativo singolare neutro, cui rei, a che cosa, quem, accusativo singolare, chi, complemento oggetto, quid, accusativo singolare neutro, che cosa, quo, ablativo singolare, a causa di chi, con chi. Qua re, ablativo singolare neutro, a causa di che cosa, per che cosa. Qui nominativo maschile e femminile, plurale, chi. Que, nominativo plurale neutro, quali cose. Quorum, genitivo plurale maschile e femminile, di chi, quarum rerum, genitivo plurale neutro, di quali cose, quibus, dativo plurale maschile e femminile, a chi, quibus rebus, a quali cose, dativo plurale neutro, quos, accusativo plurale maschile e femminile, chi, complemento oggetto, que, accusativo plurale neutro, quali cose, complemento oggetto, quibus, ablativo plurale maschile e femminile, con chi, quibus rebus, ablativo neutro plurale, per quali cose, con quali cose. L'aggettivo interrogativo che corrisponde a quis quid è qui, que, quod, che, quale in italiano, e si declina come il pronome relativo qui, que, quod. Facciamo un esempio e prendiamo un celebre passo delle Catilinarie in cui Cicerone accusa con violenza Catilina, responsabile della congiura. Quod malum enim aut scelus fingi aut cogitari potest, quod non ille concepit? Infatti, enim, quod malum, quale misfatto, aut scelus o delitto, fingi potest, si può immaginare, può essere immaginato, aut cogitari, o essere pensato, quindi o pensare, quod non ille concepit, che egli, quod ille, cioè Catilina, non abbia concepito? Soffermiamo la nostra attenzione sul primo quod. Quod malum è un aggettivo interrogativo, quale misfatto, neutro singolare, riferito a malum. Il secondo quod invece è un pronome relativo che introduce dunque una subordinata relativa, che egli non abbia concepito.